Grande fratello VIP, Luca controlli regolamento tirato fuori solo quando serve. Sta facendo molto discutere il provvedimento disciplinare che chi lavora per il Grande Fratello VIP ha preso nei confronti di Tavassi. Donna Maria, Murgia in corbaia. I quattro sono stati puniti per aver staccato il microfono nel van e per aver parlato di cosa accade all'esterno, violando più regole del programma. A fine puntata, però, alcuni vipponi hanno protestato per la nomination d'ufficio che si sono beccati quattro di loro, Luca ed Edoardo. In particolare, hanno denunciato una presunta disparità di trattamento tra loro e altri inquilini come Antonino. Per essersi appartati nel van e aver conversato su quello che succede fuori dalla casa. Quattro protagonisti del Grande Fratello VIP sono finiti al televoto senza passare dalle nomination. Donna Maria, Tavassi, Nicola e Nicole si sono scusati con tutti per aver contravvenuto ad alcune regole del reality show. Tant'è che hanno accettato il provvedimento senza battere ciglio. Ragionando a mente fredda su quello che è successo, però, alcuni componenti del gruppo degli Spartani hanno messo in discussione la scelta degli autori di punire solo qualcuno quando a violare il regolamento sarebbero stati in tantissimi. Edoardo ha accusato Antonino di aver usato il telefono quando era ricoverato in una clinica all'inizio di gennaio, quando è rientrato sapeva tutto, anche Antonella me l'ha detto. In effetti, Fiordelisi ha raccontato a Sara che l'ex di Belen si sarebbe informato sulle preferenze del pubblico nelle settimane che ha trascorso lontano dalla casa. Luca ha preso parola e ha messo in discussione la scelta degli autori di dare una punizione a quattro suoi amici quando anche Antonino avrebbe comunicato con l'esterno, Edoardo ha ammesso di aver incontrato i genitori quando è uscito per votare. Il regolamento viene tirato fuori solo quando serve, ha detto Onestini mettendo d'accordo tutto il gruppo degli Spartani. Dopo le ultime due puntate, alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP hanno la sensazione che gli addetti ai lavori avrebbero un occhio di riguardo per i persiani e tenderebbero ad affossare loro. Sembra quasi che vogliano far uscire uno di noi, capite, ha aggiunto il modenese la notte scorsa. Chi ha seguito la diretta delle reality il 23 febbraio, ha usato i social network per commentare quanto è accaduto, molti fan si sono schierati con i quattro protagonisti del Vangate. Concordando con la teoria di Luca che la produzione farebbe figli e figliastri. Antonino è l'eliminato del Grande Fratello VIP del 23 febbraio, il parrucchiere è risultato ultimo nel televoto che lo vedeva contrapposto a Nicola, Nikita e Antonella. Spinalvese non ha mai nascosto che la sua volontà era quella di tornare a casa. E il pubblico l'ha accontentato, prima di lasciare definitivamente il gioco, il Ligure è stato nuovamente messo a confronto con Edoardo. I due hanno parlato a lungo ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro, il legame che Fiordelisi vorrebbe avere con l'ex di Belen anche dopo la fine del programma. Proprio non va giù al geloso Donna Maria. I Donnalisi, infatti, hanno litigato anche durante la diretta di ieri quando Alfonso ha mostrato alla ragazza le cose poco carine che il fidanzato ha detto su di lei pochi giorni prima, se dovesse uscire, starei meglio. Antonella, però, è rimasta ad abbandonare la casa e è stato Antonino.